Tiziano Andreatta e Manuel Alfieri conquistano la Coppa Italia 2024 qui a Montesilvano, una partita epica 2-1 alla coppia Ivan Zaitsev e Daniele Lupo, giocando un gran beach volley. Allora, cominciamo subito dal padrone di casa, possiamo dire. Manuel, hai vinto nella tua Pescara con il tuo papà allenatore, di entrambi naturalmente, però qual è l'emozione di vincere davanti al tuo pubblico a questo punto? Me la sto ancora godendo, sinceramente, è un'emozione unica, non l'avevo mai provata questa emozione qua, e anche avendo vinto altre due tappe gold, ma questa è diversa da tutte, quindi è nuova. Pazzesco. Tiziano, tu sei uno specialista, perché le Coppe Italia oramai sono tre, se non ricordiamo male. E che sapore ha invece questa vittoria a Montesilvano contro questa coppia fortissima? Sì, è vero, è la terza, però come tutte le volte vincere è bellissimo, una grande emozione. E vincere con un nuovo compagno con cui giochiamo da veramente poco ancora di più, non era per niente scontato, è stato un lungo torneo ricco di battaglie, non abbiamo mai mollato dall'inizio alla fine, sono molto contento del nostro risultato, di quello che abbiamo fatto qua. Coach Luigi Alfieri, coach dei due ragazzi, papà, l'abbiamo detto, di Manuel, una vittoria dal sapore particolare. Ma sicuramente dobbiamo ancora metabolizzare un attimino questa vittoria, perché tra virgolette anche un po' inaspettata, nel senso che chiaramente questa è una coppia nata poco tempo fa, quindi è circa un mese e mezzo che si allenano insieme, per cui si stanno conoscendo, abbiamo lavorato tanto e ci siamo impegnati tanto, per cui il limite era ancora da scoprire. Mancava la consapevolezza dei nostri mezzi e questo torneo ci ha fatto capire questa consapevolezza, per cui l'abbiamo vinto, avevamo creato questo obiettivo di arrivare in forma a Montesilvano, l'abbiamo mantenuto, non pensavo di arrivare così in forma, ma per carità, cioè, voglio dire, va benissimo così. Un pregio del tuo compagno di squadra? Vabbè, Manuel dal punto di vista tecnico diciamo che è fortissimo in difesa, molto rapido, una bellissima battuta e poi ovviamente essendo un palleggiatore la mette dove vuole. È un animale, non molla mai e questo ci ha fatto arrivare fin qua. Da coach chiudiamo, hai parlato di limiti, parliamo invece dell'orizzonte che questi ragazzi Tiziano e Manuel possono guardare da oggi in poi. Io non ho parlato di limiti, ho parlato di consapevolezza, per cui la consapevolezza poi ti fa capire dove puoi andare a osare, per cui noi oggi abbiamo giocato un ottimo beach volley, abbiamo visto che possiamo andare oltre quello che magari potevamo pensare all'inizio e il nostro limite non ancora l'abbiamo individuato, per cui continueremo a lavorare per cercare di spostarlo sempre più avanti e cercare di migliorare. Grazie coach, grazie ragazzi, complimenti ancora. Noi chiudiamo qui la nostra lunga diretta, insomma, per la Coppa Italia 2024. Ci vediamo a Torino con un'altra ambiziosa tappa nel segno di Federazione Italiana Pallavolo.